È sempre bello e emozionante partecipare all'inaugurazione di un anno accademico, perché dentro ci sono sempre progetti, speranze, amicizie. Non è mai rituale, anche quando lo appare, perché uno ci porta quello che sta pensando e quello che sta vivendo. E poi soprattutto se è la prima inaugurazione di anno accademico delle scuole civiche, perché questo implica anche per i 18 anni quasi un ingresso in società, stai per dire. E l'ingresso in società è legittimo pensarlo. Sono stato richiamato a riprendere alcuni punti di quel dibattito sul Politecnico delle Arti. Gli anni non sono esattamente quelli che venivano ricordati. Io ero in commissione cultura alla Camera quando per la prima volta sentì usare questo termine introdotto dentro un progetto di legge. E devo dire non mi piacque, perché Politecnico, le arti cosa c'entrano, cosa stanno dicendo, cioè, questa confusione linguistica non mi convinceva, ma mentre mi convinceva l'idea che capivo che stava sotto quella terminologia. Poi, come si sa, le ibridazioni semantiche vanno avanti e alla fine mi sono convinto anch'io a usarla con una certa disinvoltura, e quindi parlerò di Politecnico delle Arti. Allora venne introdotto nella legge e poi venne dimenticato. È una legge molto ambiziosa che stabiliva l'equivalenza tra conservatori, accademie, gli ISIA e le università, ma non prevedeva come, e in effetti fu lasciata cadere. Poi mi ritrovai io come sottosegretario all'università alla ricerca ad avere la delega dei conservatori delle accademie, che ci terrei a precisare, era una delega pensata perché in altre situazioni avrei potuto creare dei problemi, invece le accademie e i conservatori contano poco, diamogli le accademie e i conservatori. E invece io scoprì un mondo meraviglioso e me ne innamorai. E questo creò a sua volta qualche problema, perché era un mondo che prima giaceva trascurato in alcuni edifici e che incominciava a crescere, di cui si cominciava a percepire l'importanza. C'era a dargli anche importanza l'attuale ministro Bonisoli, che ebbi molto di incominciare ad apprezzare allora, proprio anche sul progetto del Politecnico delle Arti, perché avevamo immaginato dei distretti artistici in alcune città, facendo anche dei protocolli che poi naturalmente è caduto il governo non vennero attuati, ce n'era anche per Milano. E eravamo andati abbastanza avanti con questa idea, perché Milano, che allora non viveva il momento di oggi, aveva tutte le condizioni per poter offrire a se stesso, offrire al paese, offrire anche alla comunità scientifico-artistica internazionale questo progetto. E oggi Milano vive un'altra fase e io credo che debba essere presa. Io ho un'età che molti non hanno e quindi ricordo bene sia la fase della Milano del boom economico, sia la fase della Milano degli anni Ottanta. Conosco la Milano di oggi, con tutti gli entusiasmi e le speranze dei due periodi che ho citato prima. Questo è il periodo migliore. Questo è il periodo che è in grado di valorizzare di più le esperienze culturali milanesi in un orizzonte internazionale. È il periodo in cui si vedono in università delle capacità di progettare e di fare delle cose che prima non erano pensate nemmeno. Il Politecnico delle Arti secondo me va fatto adesso, ma spiego anche come va fatto, secondo me. La prima volta non si è fatto perché è caduto il governo, ma non solo per quello, perché istituti pubblici su cui avevamo puntato, oppure istituti che erano privati, che collaboravano con il pubblico, su cui avevamo puntato, sono stati acquistati da soggetti stranieri e quindi non erano particolarmente sensibili agli interessi nazionali. Poi ho potuto vedere anche le diffidenze che c'erano tra istituzioni differenti. Quando ci si unisce le differenze vengono fatte valere molto, perché vengono messe in discussione delle identità che pesano. Sono stato poi presidente dell'ISIA di Urbino
e lì abbiamo lavorato a un progetto di Istituto Nazionale del Design, e anche lì, di nuovo, le differenze, le identità, che dico vai avanti e poi ci si ferma. C'è una forza di inerzia straordinaria nel momento in cui bisogna fare dei progetti che uniscano, perché non c'è chi ha il potere di unire, non c'è il federatore. Unirsi da soli con la propria, in forza delle proprie convinzioni, è praticamente impossibile. Ma le scuole civiche non hanno bisogno del federatore. Ci sono. Sono un'identità già omogenea. Hanno già un luogo di direzione. Ci sono già. Io imparai quando ero giovanissimo padre, cercavo una babysitter per i miei figli, lo disse un mio maestro, certe cose non si trovano quando io cercavo la babysitter, si hanno. E lo sto sperimentando adesso, da futuro nonno, la babysitter si ha, è la stessa di allora, non si va a cercare. Le scuole civiche ci sono, Milano ce l'ha il Politecnico delle Arti, non deve mettere insieme nessuno. Gli altri, una volta che partirà il Politecnico delle Arti, seguiranno, perché c'è la forza dell'imitazione che si produce, l'emulazione nei confronti di chi decide di andare avanti e può andare avanti perché presenta già identità diverse fuse in un unico organismo. Questo credo che sia importante comprenderlo, almeno io posso offrire questa esperienza. Guardate, è una grande idea, che non si fa perché ognuno fa valere le sue differenze, perché unirsi da soli è quasi impossibile. Ma unire, avendo la forza del federatore, è possibile, naturalmente la forza e la convinzione del federatore. Qui c'è tutto, basta semplicemente prenderlo, con poche operazioni chirurgiche, senza che si pensi dobbiamo fare allora anche la magistrale. No, i magistrali, gli studenti poi sanno dove andare le magistrali, fanno le triennali benissimo e poi si scelgono da cui potrebbero andare ovunque, a lettere, a storia, antropologia, alle scienze sociali, potrebbero andare ai beni culturali, ma una bella laurea triennale dentro un bel Politecnico delle Arti sarebbe un passaggio che intanto si fa, intanto facciamo quello che è possibile, quello che è realistico, e i passaggi per arrivarci sono pochi. Io credo che sia il ministro sia il sottosegretario, fortunatamente di nuovo l'AFAM ha un responsabile dentro il Ministero dell'Istruzione, siano perfettamente consapevoli che sono scelte che non travolgono e non rivoluzionano nulla delle strutture esistenti, però rivoluzionano il modo di pensare e rivoluzionano il sistema delle opportunità, e questo mi sembra importante. Grazie.